Oggi diciamo, la notizia è quella dell'arresto di uno dei 30 latitanti più pericolosi, Giuseppe Facilli, che era ricercato da tempo. Nei suoi confronti oggi sono eseguite 3 provvedimenti giudiziari. Hanno lavorato insieme da un anno a questa parte la procura distrettuale di Bari, la procura di Foggia, la procura di Lucera. Diciamo, i miei colleghi, tra cui Giuseppe Gatti, diciamo, a cui voglio particolarmente bene per il tipo di sacrificio che ha fatto in questo periodo e per il coordinamento che ha fatto di, non solo di questa operazione ma di altre operazioni. Diciamo, non capita tutti i giorni e non capita in altre parti d'Italia che un procuratore della Repubblica come il collega Mimmo Seccia ha direttamente svolto delle indagini, e anche questa operazione di Facilli, anche l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Facilli è merito del suo lavoro, così come la procura di Foggia lavora continuamente a fianco alla distrettuale di Bari proprio per questo tipo di attività. Simbolicamente, diciamo, l'ha già annunciato il procuratore nazionale antimafia qui a Foggia, è stato detto già dal Ministero dell'Interno. Tra qualche mese apriremo sul Gargano, a Manfredonia, un ufficio della direzione distrettuale allargata alla procura di Foggia, alla procura di Lucera, con componenti anche nazionali delle forze di polizia, in una villa confiscata alla mafia, quindi in un bunker confiscato alla mafia, proprio per simbolicamente rappresentare la vicinanza sul Gargano e quindi sul territorio della squadra Stato che sta operando. In questo anno c'è il Facilli, è un'operazione importante, credo una delle più importanti. Vorrei ringraziare anche, diciamo, i messaggi che ho ricevuto dal Ministro dell'Interno, dal Sottosegretario Mantovano, dal Ministro della Giustizia, dal Procuratore Nazionale. Facilli viene dopo anche per la prima volta l'operazione che abbiamo definito Medioevo, fine del Medioevo, cioè della cattura degli estorsori dei villaggi turistici di Vieste e di numerose operazioni patrimoniali di sequestri significativi che sono stati fatti per milioni e milioni di euro sottraendo beni alla criminalità organizzata. Questi personaggi, diciamo, sono dei veri e propri boss. Mi ha colpito che in una delle ville sequestrate a Nord Arangelo c'era praticamente un museo dedicato a Scarface con il suo ritratto. Personaggi che hanno meccanismi di latitanza. Il procuratore nazionale, ho visto, ha definito Facilli il provenzano del Gargano. Cioè modelli di latitanza con un controllo molto forte del territorio e con una, diciamo, capacità di resistenza anche in condizioni difficilissime, quindi con scarsa possibilità di alimenti, di risorse, insomma con una vita durissima che viene fatta in territori impervi come quelli del Gargano. Questo è molto importante, ma due cose voglio dire e chiudo perché vorrei dare spazio a tutto. Quello che mi sento dire io è che nel corso di un anno sono stati ottenuti dei risultati eccezionali sul Gargano, ma io considero la cattura di Facilli un punto di partenza, non un punto di arrivo. Io sono assolutamente consapevole che il lavoro che è stato fatto dai gruppi investigativi in questo periodo proprio per la cattura dei latitanti, il gruppo dei carabinieri ha catturato Libergolis, il gruppo della polizia ha catturato Facilli, ci ha consentito di acquisire un patrimonio investigativo che noi prima non possedevamo. E allora questo per noi costituisce un momento di svolta, ribadisco, un punto di partenza per un rinnovato impegno nelle indagini antimafia, perché siamo convinti che quella che abbiamo definito la mafia garganica, la quarta mafia, ha delle caratteristiche di pericolosità e delle caratteristiche, come dire, di intimidazione sul territorio assolutamente non inferiori, forse addirittura superiori a quelle di altre mafie che operano in altre zone del territorio. Le modalità, le dinamiche
per sfuggire alla cattura del soggetto erano del tutto analoghe a quello del boss di Corleone. E noi abbiamo usato le stesse tecniche usate nel 2006 quando a Montagna dei Cavalli riuscimmo a individuare e a catturare proprio il boss corleonese. Quindi la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato che facesse solo quel tipo di attività in strettissimo raccordo con l'autorità giudiziaria, a composizione mista, quindi con la questura di Foggia come base principale, la squadra mobile di Bari, il commissariato di Manfredonia e infine qualche elemento del servizio centrale operativo, tra cui alcuni che avevano già lavorato proprio sul Provenzano. Ottenere grazie a queste attività investigative con sofisticati mezzi tecnologici consentiranno di proseguire da una base molto solida questa volta e quindi di proseguire in questo tipo di attività. Lascio la parola per qualche dettaglio in più sull'operazione poi ai ragazzi. Intanto magari il questore ringrazio. Beh, io innanzitutto vi saluto e ho ben poco da dire, da aggiungere a quello che ha detto il collega, che ha detto il procuratore distrettuale. Devo dire semplicemente che oggi è un gran bel giorno per la questura, per la polizia in genere, per la questura di Foggia in modo particolare. Ed è bello soprattutto perché il risultato viene da un eccezionale lavoro del commissario Manfredonia, del servizio centrale operativo. Hanno lavorato in maniera instancabile per tutto un anno. Erano addirittura, devo dire che ho provato delle emozioni a vederli all'opera, che sono mi hanno veramente colpito e mi hanno addirittura commosso per vedere l'impegno e i sacrifici che hanno fatto in tutto quest'anno. E non si sono mai arresi nei momenti di neanche nei momenti di prostrazione o nei momenti, né si sono ritenuti soddisfatti nei momenti di massima esaltazione. È stato un lavoro di squadra, un lavoro fatto in maniera intelligente, in maniera determinata, è un risultato voluto e cercato a tutti i costi. Ringrazio tutti i miei collaboratori perché è un lavoro che si svolge un altro giorno, domani si comincia a lavorare. Perché come diceva il procuratore Laudati, domani è un altro giorno e oggi è il punto di partenza. Oggi si parte per un altro lavoro. Grazie. 3 novembre 2009, quando iniziammo un discorso di comunione a Bari, la prima conferenza nazionale sull'ordine e la sicurezza pubblica, in quel momento chiesi al procuratore Laudati di non abbandonare Foggia e Gargano, perché fino allora, da quando sono arrivato, ci sentivamo veramente abbandonati. I risultati in questi 2 anni sono stati eccezionali, sono sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto una cosa importante, queste operazioni di Bergolis, Nodarangelo, con 10 milioni di euro sequestrati, sono parecchi, bacini, consentono di dare all'economia del Gargano una svolta decisiva, perché si rischiava probabilmente che questa economia bellissima del turismo potesse andare a finire in mano poco opportune, diciamo così. Questo è il lavoro di squadra. Quanto più stiamo uniti, tutti quanti i risultati sono veri. Facelli è l'autore di crimini efferati che già si sono consumati nell'ambito di quello che è stato il primo processo alla, tra virgolette, mafia garganica, celebrato con la famosa sentenza del gruppo di Foggia del 2000, una sentenza scritta in maniera... Il risultato si inserisce nella scia di ulteriori lusinghieri successi che magistratura, in uno sforzo di sinergia, di concordia, di unità e di operatività insieme alle forze dell'ordine, si è ricordato prima i carabinieri per il Bergoli, si ricordiamo oggi la Polizia di Stato per Pacilli, credo che abbiamo avuto importanti successi. È stata riconosciuta a livello centrale l'importanza e la gravità del fenomeno della criminalità organizzata sul Gargano. Aggiungo che dalla criminalità organizzata, la criminalità organizzata incide fortemente anche sulla criminalità comune. Questa notte hanno operato tutti i reparti della Polizia di Stato, hanno operato gli uffici investigativi che il direttore del servizio centrale operativo gli ha dettagliato,
hanno operato i reparti prevenzione crimine Puglia, hanno operato i equipaggi eliportati, personale eliportato, hanno operato cinofili antiesplosivo. Quindi diciamo un lavoro di equipe estremamente forte, ma soprattutto quello che ci ha consentito di avere la meglio su questo pericoloso latitante è stata probabilmente la conoscenza del territorio, probabilmente una conoscenza superiore alla sua. Io per i dettagli dell'attività che abbiamo fatto questa notte e per la sintesi di come è andata la cattura di Pacini e soprattutto di dove l'abbiamo preso, passo la parola al mio collega Fabrocini. Buongiorno a tutti. Come ha anticipato il collega alcuni aspetti tecnici sull'intervento di questa notte. Questa notte sono stati impiegati per l'intervento per la cattura di Pacini oltre 80 uomini dei differenti uffici sopracitati, quindi parliamo del servizio centrale operativo, squadra mobile di Bari, squadra mobile di Foggia, commissariato di Manfredonia, l'ausilio anche, oltre che del reparto volo, della Polizia Scientifica di Roma e del reparto prevenzione crimine. L'intervento è avvenuto intorno alle 2 di notte. Da quello che avevamo potuto acquisire nella precedente attività, sapevamo che il soggetto era armato, infatti, come leggete nel comunicato, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9 con due caricatori. La sua pericolosità già la conoscevamo, ragion per cui si è reso necessario un intervento ad alta specializzazione, anche perché la zona in cui è stato catturato, che rientra al limite tra il comune di Monte Sant'Angelo e il comune di Manfredonia, parliamo della zona di Ruggiano precisamente, è una zona che lui conosce sicuramente molto meglio di noi, una zona impervia, fatta di boschi, fatta di rupi, dove per noi è estremamente difficile muoverci, come è stato chiaramente anche questa notte per arrivarci. Per fortuna l'ottima pianificazione di questi uffici che hanno operato congiuntamente ci ha permesso di ottenere il risultato tanto sperato. E se mi consentite una breve digressione personale, per me è stata la somma di tanti elementi, perché abbiamo lavorato con la squadra mobile di Bari che appartiene al mio passato remoto, al servizio centrale operativo che appartiene al mio recente passato, e la squadra mobile di Foggia, che è il mio presente e il mio futuro. Grazie. E come è andata l'operazione? Bene. Qualcosina in più su come l'avete catturata. Va bene, cioè. Sentiamo le domande. Sì, sono Rinaldi della Gazzetta. Sì. Nel maxi processo, lui era un esecutore.